che se un gran bene è per il popolo somministrargli lavoro, che gli dia da guadagnarsi onoratamente il sostentamento, bene anche più grande sarà eccitarlo ai risparmi ed offrirgli inoltre un mezzo di conservarli ed accrescerli. Per concessione granducale, la domenica del 5 luglio 1829 venne aperto il primo sportello della Cassa di Risparmio di Firenze, nella galleria a pian terreno di Palazzo Medici Riccardi. Con il trasferimento della capitale d'Italia da Torino a Firenze, nel 1865 la Cassa di Risparmio fu spostata da Palazzo Medici Riccardi nel Palazzo Pucci di via Bufalini. Nata quale istituzione privata, la Cassa di Risparmio di Firenze fu la madre di tutte le casse di risparmio della Toscana e l'esempio imitato nelle regioni vicine. All'inizio degli anni 70, la Cassa di Risparmio divenne sempre più protagonista dell'economia fiorentina e toscana, partecipando alla creazione di importanti società di prodotti e servizi. Negli anni 90 consolida la propria leadership, assumendo il controllo di molte casse di risparmio in Toscana e nelle regioni limitrofe, dando così vita ad una rete di oltre 600 sportelli. Dal 2008 la Cassa di Risparmio di Firenze entra a far parte del gruppo Intesa San Paolo, rivestendo un ruolo di riferimento per il Centro Italia. Dopo 180 anni di storia, nel settembre 2009 viene inaugurata la nuova sede della Banca CR Firenze, nel quartiere fiorentino di Novoli, su progetto dell'architetto Giorgio Grassi.